al dottor Imbroglia di fare anche un po' una sintesi, una sua ulteriore riflessione, visto che abbiamo la fortuna di avere qui. Io ho praticamente 5 mesi sequestrato, se volete picchiarmi poi lo fate con calma, però io vorrei ancora qualche minuto, perché l'uditorio c'è da attento, e una sua, un suo riassunto, dottore, una sua riflessione. Ma temi sono stati sviluppati tanti e da varie angolazioni, quindi fare una sintesi compiuta è difficile. Diciamo solo qualche riflessione finale. Cosa possiamo dire sullo stato oggi della presenza dei poteri criminali sul nostro territorio in Italia? Beh, io credo che noi non dobbiamo né abbandonarci al pessimismo che poi induce alla rassegnazione e neanche cullarci nell'ottimismo della volontà, anche perché poi credo che la realtà italiana in questo momento abbia due facce, che può ispira l'ottimismo e il pessimismo nel contempo. Mi spiego. Da siciliano, che ha vissuto praticamente tutta la sua vita in Sicilia, dall'infanzia, dalla gioventù, da studente e poi da magistrato, devo dire che nonostante tutto, nonostante quello che può apparire magari dall'esterno, io trovo più motivi di ottimismo che di pessimismo. In che senso? Nel senso che credo che si sia dimostrato in questi ultimi 20-30 anni che una terra come la Sicilia, quindi quella che è stata messa più a dura prova con fatti stragisti, fatti di sangue, fenomeni estesi di collusione con la mafia, del potere politico, di corruzione ampia, di presenza asfissiante di un potere mafioso, di presenza di un'organizzazione come Cosa Nostra, che grosso modo 40 anni fa era sicuramente l'organizzazione mafiosa più potente al mondo, non soltanto in Italia. Beh, allora, se teniamo conto di tutto questo, se teniamo conto di questa appunto storia difficile e tormentata, io ravviso dei motivi appunto della ragione di ottimismo, perché date queste premesse, date queste difficoltà di partenza, data anche una, a usare un eufemismo, distrazione, diciamo, del potere politico nazionale rispetto al tema mafia, ma è stato molto peggio che distrazione, ma è stata collusione, convivenza, perfino talvolta delega alla mafia di compiti, di ruoli di ordine pubblico. E credo che, nonostante tutto, la Sicilia e i siciliani hanno fatto dei grossi passi avanti. È una dimostrazione del fatto che oggi, per ragioni varie che sarebbe, diciamo, complicato esaminare ora, in Sicilia non c'è lo stesso controllo militare del territorio asfissiante che c'era sino non tanto tempo fa, ma appena 20 anni fa. Oggi ci sono pezzi della Sicilia che sono state, non dico totalmente liberate dal controllo mafioso, ma rispetto al quale il controllo mafioso del territorio è stato allentato. Ed è la ragione per la quale, ad esempio, a Palermo, l'esperienza prima dei ragazzi, dei giovani di Dio Pizzo e poi degli imprenditori che hanno cominciato con difficoltà, però hanno cominciato in modo sempre più ampio a ribellarsi al racket del Pizzo e a organizzarsi, a costituire un'associazione anti-racket. Strano, ma vero, a Palermo sino a qualche anno fa non esisteva un'associazione anti-racket, benché fosse riconosciuta, diciamo, come capitale del racket del Pizzo, eppure questo è avvenuto. E Palermo in questi 20 anni si è trasformata, se pensiamo che il Libero Grassi appena 20 anni fa venne ucciso dalla mafia, ma con una mano mafiosa armata anche dai colleghi di Libero Grassi per averlo lasciato solo, sovraesposto, e potremmo dire anche dai vertici dell'associazione di categoria che lo avevano abbandonato, anzi addirittura criticato perché davanti alle telecamere
anche dei programmi in cui lavorava, diciamo, già Sandro Ruoto un po' più giovane qualche anno fa, Libero Grassi denunciava il racket del pizzo, era una cattiva immagine della Sicilia, perché questa era una critica che gli veniva attribuita, e sono ben ucciso. Beh, 20 anni dopo abbiamo invece i vertici siciliani di Confindustria che hanno contribuito a sollecitare questo processo virtuoso di liberazione. Questo credo è un motivo di ottimismo, perché la Sicilia non è che la mafia è in ginocchio, la mafia è una mafia finanziaria, la mafia che reinveste, la mafia è ancora forte in alcune zone del territorio più impermeabile, le province di Trapani e Agrigento da questo punto di vista sono in una situazione peggiore di quella palermitana, cioè, non possiamo entrare per metodo, se lo facciamo molto, altro che rapida sintesi. E questo lo considero quindi motivo di ottimismo, perché dimostra che anche nella situazione più difficile si può imboccare una linea di evoluzione. Dopodiché, se guardiamo il resto del paese, invece c'è di che essere pessimisti. Perché innanzitutto, e parlo soltanto di mafia, perché se parlassimo anche di altro, di corruzione, ci sarebbe ancora da essere ancora più pessimisti. Sarebbe l'alba. Parlando anche solo di mafia, questa mafia è una mafia, come dicevamo prima, mafia finanziaria, mafia degli affari, che ha cominciato a reinvestire in ogni territorio, prima nelle regioni più ricche del nord, e non è un caso che la Lombardia ormai sia, a parte quella del sud, la regione probabilmente a più alta densità mafiosa, è strano, ma è così, tolte le regioni, diciamo, meridionali, la Lombardia è sicuramente al primo posto, proprio perché è la regione più ricca, dove quindi sono proiettati prima i capitali mafiosi, perché piano piano si è diffusa dappertutto, in Nord Italia, Centro Italia, appunto, come si diceva, gli Abruzzi non sono neanche strani. Io direi che tendenzialmente non esiste ormai territorio del paese che sia totalmente immune o da presenze umane, diciamo, mafiose, cioè di agglomerati mafiosi, o di presenze finanziarie mafiose, cioè di reinvestimento di capitale di mafia. E direi che probabilmente non c'è neanche nessun comparto dell'economia italiana, economia legale, che non sia in parte più o meno inquinata dall'economia illegale e dall'economia della mafia. Questo naturalmente non può che renderci pessimisti, anche perché il pessimismo si raddoppia se ci rendiamo conto che l'attenzione politica, l'impegno politico e l'indirizzo legislativo nazionale su questo fronte è, usare un eufemismo, del tutto carente. Noi abbiamo una legislazione che sul fronte del contrasto all'economia mafiosa è del tutto inadeguata, noi abbiamo una buona legislazione sul piano della repressione della mafia militare, ma abbiamo una legislazione del tutto superata sul piano dell'antiriciclaggio, per attrezzarci per contrastare appunto questa mafia finanziaria, mafia degli affari, e non mi pare che l'indirizzo attuale sia per rafforzare questa legislazione, anzi mi pare assolutamente di segno contrario, che lo dimostrano le riforme, falso in bilancio, scudo fiscale, quanto compresa anche la legge sull'intercettazione, perché anche la legge sull'intercettazione danneggerà anche, come dicevo prima, le indagini sulla criminalità economica, le indagini sul riciclaggio, sono tutte evidentemente legate al sistema di potere mafioso. Quindi, e chiudo, ottimismo perché c'è la possibilità, ripeto, anche nelle situazioni più difficili, questo lo dico anche ad esempio in realtà più complicate, come sicuramente oggi è la Calabria, con un'organizzazione criminale, la 'Ndrangheta, in fase di grande espansione, che da questo punto di vista a livello dei traffici internazionali ha preso il posto, diciamo così, di Cosa Nostra Siciliana, di quello che la Cosa Nostra Siciliana aveva 20-30 anni fa, e con un livello di sensibilità e di attenzione, di tensione nella popolazione calabrese che mi pare assomiglia a quella siciliana di 30 anni fa o più, e quindi purtroppo in Sicilia anche con alto tributo di sangue che tutte le varie categorie siciliane hanno pagato, probabilmente anche questo ha contribuito ad avere una più rapida evoluzione e sensibilizzazione della popolazione. In Calabria si è patito anche un eccesso di distrazione, riflettori spenti a causa della mancanza di fatti luttuosi, non che voglio augurare, diciamo, bagni di sangue e stagioni di sangue naturalmente alla Calabria, però questo credo che storicamente
si può registrare, ma nel contempo, dicevo, un panorama desolante e preoccupante, perché abbiamo un'economia mafiosa sempre più ampia, sempre più nazionale, anzi che riesce a guardare al di là dei confini nazionali, si impone in questo senso, e siamo del tutto sempre più disarmati. Rispetto a questo, lo ribadisco, o si riesce a con un'opera continua di informazione e sensibilizzazione, creare un ampio movimento d'opinione consapevole e attivo, di cittadinanza attiva e partecipe, oppure dobbiamo, diciamo, rassegnarci a convivere con la mafia, come quel ex ministro diceva qualche anno fa, dicendo poi quello, dicendo lui quello che pensavano tutti. La cricca regalato appartamento, sì, il gallerista, non nel senso di arte, quello che scava le gallerie, insomma, certo. Il tunnelista. Io innanzitutto ringrazio tutti gli ospiti perché hanno viaggiato oggi per essere qui puntuali e per essere qui anche domani. Vi invito tutti ovviamente al municipio di Roseto, al terzo piano, nella sala del consiglio, perché domani mattina a partire dalle 10 c'è la premiazione della prima edizione del premio Fava. Ripeto, ci terremo perché verrà, oltre questa sera abbiamo conosciuto un uomo veramente, ecco, nella sua normalità, secondo me coraggioso e sensibile, che ha condiviso un premio con i precari. Domani, come ci ricordava Sandro, conosceremo altre persone speciali, quindi l'invito è veramente a tutta la comunità affinché possa partecipare. Io ringrazio Giuseppe Baldessarro, Sandro Ruoto, Antonio Ingroia, Lirio Abate, sindaco di Roseto Franco Ventura e Giuseppe Lugna. Grazie a tutti. Grazie a voi, a domani. Possiamo. Scusa. No, ci mancherebbe. Poi, dopo fate una foto tutti insieme per l'organizzazione. Dove vuole, per noi è solo un onore. Guarda.